stavo addormentando. Allora li vuoi? Ma tutti li vorrei, sai, sarebbero tutti miei. Grazie, basta, ho finito. Se vuoi due panni? Vuoi comprarti due? Ah, fighi. Ti regalo. Oh, grazie. No. Ma cos'è? Scappare. Cos'è? Ma tua madre! Quella stronza che non si è sbagliata ad abortire, beh. Ciao bello! Vai, vai, vai! Ciao bello! Ciao! Ciao! Ciao, posso farmi una foto? Vai! No, no, no! La vedo male, io qua dentro ho anche una Coca-Cola, la vedo malissimo, la vedo. Hai la chiave attaccata al baule? Sì, va. Ah, ok. Kung disse e Kung fu. Guarda, sto piangendo dentro, dalle risate. Questi sono i cin bastardi che ero proprio morto. Di prenderla. No. Oh, aspetta. Come? Vediamo quanto ho. No, ho solo 50 centesimi. No, 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 io pagavo di più. Dai, mi carto. Come con cambiare, la cambiare. Cosa c'ho? Ho un occhio. Porca miseria. Ho solo 50 centesimi se vuoi. Ma io ho perso. Non c'ho niente, ci sto guardando in tutte le tasche. Grande motorino, grande tasche, grande. Sì, e giro con la carta, perché non ce l'ho davvero, mi spiace. Va bene, non provo altro. Grazie. Ora mi disastro qua. Eccoli. Perfettelle. Sì. Ah, ah, di nuovo. Però sono stupido, eh. Ah. Ah. Alla buon'ora. Mi sono fermato a comprarti un regalo. Ma il problema è che questo regalo l'ho perso 5 o 6 volte per strada e sono dovuto tornare a riprenderlo. Chiudi gli occhi. Che giorno è oggi? Martedì. Ma è la festa della donna. Vieni. Amore, volo, 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 volo. Lo comprate da un personaggio da sbloccare. Ah, ok. Tieni, guarda la tua mamma. È l'ora del divertimento. Che caldo che fa. È una giornata afosa. Fa caldo e ci vorrebbe proprio dell'acqua. Ma non hai voglia di acqua? Non c'è problema, perché c'è IRAP. È al contrario. IRAP. Allora, tu sai cos'è IRAP? No. Vieni qua. Allora, IRAP è una borraccia dove noi ci andiamo a mettere dell'acqua e tramite questi gusti che ne abbiamo un'infinità, tra cui estate alla pesca, guava, limonata. Allora, praticamente noi andiamo a mettere l'acqua e tramite l'olfatto noi, zio, sentiremo il gusto. Cioè, io non lo so, dobbiamo provarla. Riempi, riempi, riempi. Allora, cosa proviamo? Proviamo estate alla pesca. Va bene. Va bevuto al contrario, ho visto. Non so se... Ma non va inclinata! Sa di pesca. Proviamo la limonata. C'ha un sacco di limonata. Sicuramente è una cosa che va molto a livello personale, però molto figo. Se foste curiosi ci trovate il link in descrizione per acquistare anche voi la vostra borraccia di IRAP. Sono soddisfatto, sa di limone, stai bevendo acqua. Bene, ripeto, link in descrizione per chi fosse curioso e per chi volesse provare la boccetta di IRAP. Giornata uggiosa. Grande. Preso strabene. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie. Per bambini in bici. Ciao. Non mi saluta. Ti piace la moto? Vieni, ti faccio fare un po' di casino. Vieni, non mordo. Come ti chiami? Leonardo. Ciao Leonardo, io sono Matteo. Adesso metti la manina qua e fai così. Però me la finita.
Ciao Leonardo. Oddio, mi imbelino. Non ci credo. Andre, Andre, sono in riserva. No, dai, veramente. Pensavo di non doverla fare. Vedere il codice. Ah, bello. 1, 2, 3, 4, 5. Guarda chi c'è lì. Mettiamoci un attimo qua. Siamo dentro le moto. Ma non so se possiamo. Andre, no, fermo, fermo. Guarda la tua sinistra. Andre, Andre. Perché c'è la signora che ha un piede che... No, il signore che guida che ha un piede che... Ma zio, ma ha una tovaglia addosso. Tra casco e tovaglia. Afra. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ma puoi lanciarti in mezzo alla strada? Sì, ma non ti puoi lanciare in mezzo alla strada. Belì, ma non ti puoi lanciare in mezzo alla strada. Cioè, ma un minimo di buonsenso. Manco stessi andando ai 200 all'ora che ti lanci. Se ti prendo finisco nei casini io. Cioè, se la prendo finisco nei casini io. No, niente, eh. Non, ma almeno rispondermi? Di certo non andava ai 200 all'ora, ma almeno non si lancia in mezzo alla strada che rischio di prenderla, venì, ho detto solamente quello. Ho capito che è un suo problema, finiscono i casini io se la prendo. Ricevuto Paolo? Non ho fatto uno slalom, c'è il velox? No, beh, per dirmi quanto andavo c'è bisogno del velox. Sì, non può dire neanche che stavo andando oltre il limite. Ma se vuole un filmato e vediamo, posso paragonare il filmato. Sì, se mi dà un secondo le prendo anche quello. Ah, oggi è la giornata. È lì. Quello sì, è vero. Ma mi sta facendo una multa? Sì. Perché? La velocità. Ma non può dire a quanto stavo andando se non c'è un velox. Ma guida pericolosa di cosa? Glielo ho detto, un video, guardiamolo se era guida pericolosa. Non ho la decenza di rispondere. Quindi guida pericolosa significa che ci sono anche dei punti. Dipende. Cazzo, mi fermo a fare ogni volta. Semafori. 121 euro di multa perché lei è spuntata da dietro una macchina senza neanche vedere me che arrivi. La vorrei pagare comunque, sposta. Non siete tenuti ad avere il posto? Minchia, le reggi col culo vengono fatte comunque. La gomma, ok. Però porco Dio.